saluto da Lorenzo Del Papa, Piacenza Padova, dodicesimo turno del girone B di Serie C. Le squadre fanno adesso il loro ingresso in campo, noi allora andiamo. 17, se lo prende in consegna Zappella, prova a correre Baraglie, c'è Nico che prova a tenerlo, il pallone arriva a Santini che controlla col mancino, poi calcia a incrociare Del Favero, primo pericolo per il piacere del pallone, per Nico che prova a colpire con il tacco, sesto non arriva, poi sì, c'è Silla che è tutto solo sul secondo palo, vogliono un fallo di mano quelli del Piacenza, palla che diventa buona comunque per Nico che calcia pallone, poi la testa di Imperiale che è un assist di fatto per Ronaldo, fermato molto bene sul pallone da Marotta, possibilità di andare per il numero 14 che l'ha tolto all'altro numero 14, verticale per Silla, posizione regolare, Silla a terra, rimessa dal fondo, si fa vedere Santini anche da Fara sulla destra, può correre da Fara, può mettere in mezzo, c'è Pesetti che la vuole, il pallone arriva a destinazione, il pallone invece è verso Silla che viene anticipato, Nico prova ad alimentare, si propone a destra Zappella, senza fallo passa, mette in area questo pallone che arriva sul secondo palo per il gol del vantaggio del Piacenza, è già 1-0 al quindicesimo del primo tempo. Profondità, prova a correre il numero 7, attenzione dentro perché c'è Silla, Sestu prova ad andare in uno contro uno, poi fa partire il cross verso Nico che arriva prima di tutti ma butta alto, dietro ancora per Daffara, rischia tanto, alla fine la perde il Padova con Sestu che prova ad andare dentro da Silla, anticipato da Kresic, palla che sbuca, buona per Nico che calcia e sfiora ancora una volta il 2-0. Molto interessante per Nico che non va a sinistra ma torna a destra, attenzione a Silla che prova a prendere posizione, poi Lovato che si è fatto anche molto male, Silla anche a livello di freschezza. Parte il cross di Sestu, primo palo, colpo di testa, smanaccia Minelli in calcio d'angolo. Parte il cross di Buglio sul secondo palo, Silla in anticipo, di fatto la passa a Cherubin che prova a girarsi, poi viene esteso, l'arbitro indica il dischetto, calcio di rigore per il Padova, fallo di Silla ai danni di Cherubin che rimane a terra, calcio di rigore per il Piacenza. Pardon, per il Padova. Va Santini. Destro Del Favero con le manone, respinge e salva il Piacenza, si rimane 1-0. Barriera fortissima per Del Favero, possibilità fondamentale per il Padova dopo il calcio di rigore fallito, palla toccata, Mandorlini di destro, deviazione, Del Favero non ci arriva e arriva il pareggio del Padova all'undicesimo minuto, il calcio di punizione di Marco Mandorlini e il pareggio del Padova. Vediamo se è corto direttamente in area, va direttamente in area sul Silla che prova a colpire con la testa, palla larga, ci ha provato, c'è Xilla. Imperiale lascia lì per Sestu, palla leggermente arretrata, Sestu va dentro, secondo palo, la testa di Pergreffia, un passo dal quarto gol in campionato, ma solo un passo, si rimane una... Fischia l'arbitro, va dentro Castiglia, palla che sbuca, buona, colpo di testa, palla larga, rimessa dal fondo per il Piacenza. Imperiale lascia rimbalzare due volte il pallone e direi che è una pessima idea perché c'è Gabbionetta che punta, uno contro uno di Gabbionetta, porta palla il 10 che viene esteso da dietro, secondo l'arbitro si è buttato tutta la panchina del Padova. Va Bolis di destro, palla che scende e Minelli la toglie dall'incrocio in calcio d'angolo a un passo dal 2-1 in Piacenza. C'è Paponi, parte il cross di Sestu in mezzo all'area per Greffi anticipato questa volta, poi Bolis al volo ribattuto senza la mano, dicono, dice l'arbitro, in piedi tutta la panchina del Piacenza. Il cronometro finisce qui, finisce 1-1 fra Piacenza e Padova, l'anticipo della giornata.